Sappiamo che la violenza domestica, in particolare il fenomeno, la forma di violenza più diffusa in Europa, una donna su quattro quasi subisce violenza dal proprio partner, è la forma più diffusa appunto di violenza, anche quella più perversa se vogliamo, perché nasce appunto all'interno di una relazione d'amore. È appunto un problema comune a tutti i paesi europei, quindi non c'è, diciamo, una differenza in questo senso. Sappiamo per esempio per l'Italia che i centri antiviolenza hanno parecchie difficoltà economiche per poter implementare appunto dei percorsi sostenibili nel tempo e quindi anche implementare delle risposte adeguate. Per questo chiediamo sia all'Unione Europea di sostenere i centri antiviolenza in tutta Europa, al nostro governo ovviamente di prevedere dei fondi sostenibili appunto che permettano una sostenibilità delle attività e anche un'attenzione particolare a questo specifico problema di cui noi ci siamo occupati, che è quello dell'empowerment economico. Sappiamo che spesso le donne non lasciano un partner violento proprio perché sono prive di un'alternativa immediata per se stesse e per i propri figli. Che il problema dell'indipendenza economica per l'uscita dalla violenza è un problema significativo. Quali sono le risposte possibili? Il progetto ha lavorato alla formazione di operatrici nei centri antiviolenza e una formazione specifica per le donne che in questi 2 anni di progetto erano prese in carico dai centri antiviolenza stessi, perché sono due gli elementi fondamentali. Da un lato il fatto che ci sia maggiore formazione, maggiori strumenti per le operatrici per affrontare il tema dell'indipendenza economica, per aiutare le donne a identificare le loro specificità rispetto al tema dell'indipendenza economica e delle necessità materiali nel momento in cui escono da situazioni di violenza, percorsi di violenza. Dall'altro lato, come dire, offrire proprio alle donne dei percorsi materiali di uscita. Noi riteniamo che da parte dell'Europa e degli Stati membri ci debba essere un impegno innanzitutto in termini di stanziamenti regolari, prevedibili, e il tema del finanziamento sicuramente è un tema importante. L'altro aspetto fondamentale è che l'Europa e gli Stati membri incoraggiano una formazione di rete territoriali che mettano insieme il pubblico, il privato sociale e anche il mondo dell'impresa per facilitare, laddove necessario, il reinserimento lavorativo o l'inserimento lavorativo per le donne.